Una vera storia. Una reale ragazza. Un segreto mistero diventante una grezza denuncia. Dallo studio bunker di Via Massena Zero. Chi ha illuso Luisa? Sul monte Rushmore. Aia. Quattro volti accigliati esprimono. Che fai sotto? No, non sopraccigliati, accigliati. Quattro volti accigliati esprimono perplessità. Si stanno domandando. Sì. Chi ha illuso? Luisa. Ciao ciao, come state? Perché questo buon umore fuori luogo? Ciao, sono Luisa. Ciao Luisa. Che questa voce? Non è la mia vera voce? Esatto. Sì, l'avevamo evinto. Sono una ragazza di 28 anni, raggirata. Sono venuto a denunciare la mia storia qui a Radio DJ. Sì, senti, noi... Ormai da diversi mesi ho uno spazio fisso. Grazie, sì. Ciao, ciao, basta foto. Non è uno spazio fisso. Basta foto, ciao. In realtà ciao. Era una forma di... Ciao, ciao, io, mia mamma, il cane, siamo qua. Non è uno spazio fisso, Luisa. Era un momento in cui noi denunciavamo questo... Grunto, basta autografi. È un cane. Dicevi Paolo, scusa. No, dicevo appunto che è un momento che noi ti abbiamo concesso per denunciare una cosa sporca, uno schifo, capito? Sì, perché poi loro. Loro chi? Poi lui. Perché sì. Ci fai un nome? Così? Poi lei. Però, Luisa, noi innanzitutto volevamo chiederti se Sgrunta ha smesso di bere perché sappiamo che ha problemi di alcolismo. Preferirei non. Non dirlo. Non dirlo, cioè, ma lo porti in quelle comunità con la forma no, di no, ma perché. Cuccia. Allora vi spiego, lui è questo. È un cane molto particolare, sì? No? Sì. Ma voleva essere un San Bernardo. Sì. Hai il complesso. Allora, quando avevo un anno, sì, ha sì. voluto il regalo la borraccia. Sì, ma potevi regalargli la vuota. Cioè, solo che ruba la grappa di nascosto. Ma che schifo di essere, scusa se te lo dico. Mamma, senti l'alito. Che buono! Ma signora! Ora mi bevo il cane! Luisa, poi ieri sera Rudy Zerbi. Ecco, è proprio questo di cui ti volevo poi parlare. Poi lui... Com'è andata? Niente, mi ha chiuso le porte in faccia. E come? In che senso, scusa? Ma non lo so, ho chiamato a Sgattale. No, Italia Sgattale. Non è Gattale. Mamma, com'è che si chiama il programma? Non lo so, Sgattale. No, Italia's Got Talent, cioè l'Italia ha talento. Mi hanno rimbalzato. Ma scusa, tu però forse non vado. Non sei scesa a squali di compromessi? Ma io certo. Ma come? Certo, non puoi dirlo così. Ma io mi propongo come artista e come donna. Ma quindi tu hai ceduto alle squallide profferte amorose di Rudy Zerbi? Preferirei sì. Sì. Non ci dici no. Senti Luisa, una curiosità, com'è Rudy nell'intimo? Sotto coperta. Ma è come Speedy Gonzales. In che senso? È velocissimo? È abbastanza. Sa, anche quella frore di formaggio. Preferirei non. Sì, infatti. Sì, vabbè, che schifo. Poi loro collega. Mi hanno chiamato allora, Loro chi? Quelli di Sgattale? Poi lui. Lui chi? Lui chi? Ieri sera. Cosa? Che è successo? Allora vengo. Sì, no, lasciamo perdere la performance con Rudy Zerbi. No, possiamo aggiungere una cosa delle parole. A cui tenevo molto e sembra che insomma hanno... Cosa? Hanno rimpiazzato. Chi hanno rimpiazzato? Alla festa di Radio DJ anche Luisa sarà presente. Quindi sarai con noi il 31 di gennaio. Ma tu non fai parte del cast di Radio DJ, Luisa? Come fai a essere nel backstage con noi? Cioè, ma perché lui mi ha chiamato. Lui chi? Ma lui chi? Beh, lui. Beh, l'unica persona. Lui il sommo, l'arcangelo. Mi ha detto, guarda, spostiamo l'esibizione di Max Pezzali. Ma povero sì. Pezzali. La mamma è andata a casa di Max Pezzali e lo tiene legato. Sì. Max Pezzali è un big e sicuramente... Sì. No. Max, canta un attimo. Ma è sempre tua madre! Tua madre, Luisa, piantiamolo con questa pantomima. Allora, l'unico problema è che io mi vesto tutta Gabbana, Dolce Gabbana. Solo Dolce Gabbana. A volte solo Gabbana. Come fai? Allora, sì. Vestito allora, a metà. Io sono sicuro, sì. Che tu non potrai mai vestirti Dolce Gabbana. Ah, perché costano un delirio. No, ma perché ho un rapporto molto bello con Stefano. Ma non è vero. Sì. È impossibile, non ci crede nessuno. Ah, perché è l'unico che non ci ha provato con me. Questo lo sappiamo. Facilmente intuibile anche il perché, poi, però. Ma poi Stefano mi ha chiesto se sfilo per lui. Ma non lo conosci! Smettila! Pronto? Pronto cosa? Pronto? Luisa! Ciao Stefano, scusa, sono in diretta a Radio DJ. Ma Stefano, ciao, come stai? Sto bene. Stefano, senti, ma come mi vesto alla festa di Radio DJ, porco cane? Ci su un tubino nero stretch che funziona sempre. Vado col tubino? Sì. Ma è veramente Gabbana. Stefano, ve l'ho detto. Mi vesto solo da lì. Ma
Ma io e lui siamo stati insieme un sacco di tempo. Ma come? Confermi questo schifo di illazione? Un professionista serio, una star internazionale. Ma la Luisa è la Luisa. Ma come? Scusi! No, non è possibile, è un imitatore, non può essere lui. Stefano, ma digli quante feste abbiamo fatto insieme, anche a Saint-Tropez. Ma non si possono raccontare tutte. Sì. Ma quanto ridere, guarda. Quindi scusa Stefano, il tuo consiglio per la festa di Radio DJ per Luisa che viene non invitata per aver sequestrato Max Pezzali, qual è? Un tubino nero, l'ho detto prima. E accessori? Nero, staccati alti, almeno 14. 14? E poi gioielli. Senti, gioielli a profusione. Ma Stefano, io col tacco 14 inciampo. Ma figurati, sei messo su anche di peggio, non ti ricordi più? Ma quella volta nella grata, ti ricordi che hai dovuto chiamare la Grillo Trasporti? Perché... Ma signora, non rida però. Va bene Stefano, allora ti chiamo, poi ne parliamo in privato, salutami tanto Domenico. Perfetto. Non andare via, a questo punto cogliamo l'occasione, non è che passeresti anche a noi qualche cosa per ben figurare un ciondolo, un orologio di radio di DJ? passo, ok, vi manderò degli omaggi, dai. Grazie Luisa, accattonismo mediatico, grazie, ciao Stefano, un bacio. Luisa, ragazzi, scusa, ciao, grazie, ciao. Ciao, che tenero, io sono sconvolto, come mamma, ma ce li abbiamo i soldi per pagare i vestiti di Dolce Gabbana? No, quindi fatti pagare! Ma pagare ancora, no! Per favore! Che cosa si deve far pagare? Ma ancora che è stato gentile! Meglio di Jack.